Anno scolastico 2020-2021. Ricerca opere d'arte per indizi. Qualche anno fa, riflettendo su come presentare ai ragazzi di terza opere di arte contemporanea, in concomitanza con il programma vastissimo che stavo svolgendo di storia dell'arte, ho avuto un'idea. Ho pensato di predisporre e proporre ai miei alunni una ricerca per indizi di opere e installazioni contemporanee da svolgersi online. Cosa prevede questa particolare ricerca? Presentazione in classe tramite proiezioni di immagini o attualmente tramite la piattaforma di Classroom delle opere da me selezionate con indicati alcuni indizi per svolgere la ricerca. Ad ogni classe terza ho proposto opere diverse e in un momento successivo alla mia constatazione dei risultati, ho chiesto ad alcuni di loro di inviarmi gli audio descrittivi delle opere, che ho raggruppato in un'unica presentazione. E anche quest'anno i ragazzi hanno giocato con l'arte, divertendosi nella ricerca, e mi hanno inviato i loro lavori. Ecco il risultato. Hanno partecipato Balduzzi Samuele, classe terza H, Coroli Matilde, classe terza A, Cotos Anna, classe terza H, Cotos Arianna, classe terza H, De Filippi Arianna, classe terza H, Getinai Loris, classe terza A, Giorgi Carla, classe terza H, Elisabeth Alangescu, classe terza H, Madama Giulia, classe terza H, Pintus Edoardo, classe terza B, Romanini Andrea, classe terza B, Solnier Matilde, classe terza H, Spada Sofia, classe terza H, Tanous Sebastian, classe terza A, Tapirlan Matteo, classe terza A, Torregiani Benedetta, classe terza B. Ludington Shark, ufficialmente chiamato Untitled 1986, è conosciuto anche col nome di Oxford Shark. È una scultura di vetro resina alta circa 7 metri e mezzo, posta sotto Nell'opera sono presenti 30 figure di omini e animali antropomorfi. A sinistra un personaggio sembra incastrarsi all'interno di altre forme. Verso destra si trova un altro omino che collega una sua gamba con un braccio passando dal centro del suo corpo. Si possono anche trovare un delfino, una scimmia, un serpente a metà e varie composizioni di omini. L'opera vuole diffondere un senso di pace e armonia. Ogni composizione ha un significato preciso, ad esempio la salvaguardia dell'ambiente, l'uguaglianza, la sconfitta del male. Kate Haring realizzò il murale intitolato Tutto Mondo tra il 14 e il 20 giugno del 1989. Fu anche l'ultima opera che realizzò prima della sua morte. Infatti, Haring nacque a New York nel 1958 e morì nel 1990. Kate realizzò l'opera durante una visita alla città di Pisa. Descrizione dell'opera Love. Quest'opera, situata nel sud del Nevada e creata da Alexander Mylov con dei fili metallici, indica l'amore inespresso, intrappolato dentro ognuno di noi, rappresentando due adulti seduti di schiena, come se avessero appena litigato. Dentro di loro ci sono due bambini che si illuminano la notte, e sono proprio questi due che rappresentano la presenza di sentimenti infantili in ognuno di noi.
La montagna di sale di Mimmo Paladino. La montagna di sale, o montagna del sale, è un'installazione dell'artista Mimmo Paladino. L'installazione è una forma d'arte tridimensionale che comprende oggetti e forme espressive di qualsiasi tipo posizionati in un determinato ambiente. L'opera si trova in maniera permanente presso il Baglio di Stefano, che è una vecchia masseria trasformata in edificio pubblico adibito ad attività culturali a Gibellina, paese in provincia di Trapani che è stato colpito dal terremoto del Belice del 1968. L'opera, che nasce nel 1990 come scenografia dell'opera teatrale La Sposa di Messina, diventa un'installazione definitiva nel 1996, collocata nel cortile delle Case di Stefano in occasione della mostra Nutrimenti dell'Arte, e da allora diventa uno dei simboli più significativi del progetto di ricostruzione della città. Con il suo lavoro, l'artista dà vita ad un'autonoma opera d'arte che paradossalmente va oltre la stessa rappresentazione teatrale per la quale era stata realizzata. L'opera comprende un giardino zen formato con ghiaia arata ai piedi di una montagna alta 15 metri, dalla quale fuoriescono in modo casuale 30 cavalli neri con una strana testa di ariete che confermano lo stampo arcaico e mitologico dell'artista. I cavalli, che sono un omaggio al Don Chisciotte di Cervantes, non appaiono nella loro interezza, ma per parti, frammenti. I materiali che l'artista impiegò per tale realizzazione furono il sale marino, la ghiaia, i sassi e la vetroresina, ed esprimono un significato simbolico. Infatti, il contrasto tra il bianco del sale e il nero dei cavalli caratterizza l'opera. Il sale evoca l'aridità, la sterilità della terra e testimonia il dolore per la distruzione del terremoto, mentre il fuoco con cui sono stati anneriti i cavalli con la pece evoca la purificazione. La montagna bianchissima, rifatta in cemento, ha perso la sua originalità dovuta alla materia prima, cioè il sale, togliendo la luce intensa e la luminosità di cui prima era portatrice. L'opera, inoltre, rappresenta in senso metaforico il viaggio dei meridionali e del sale verso il nord. Infatti, è stata duplicata ed esposta nel 1995 in Piazza del Plebiscito a Napoli e nel 2011 in Piazza Duomo a Milano, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, con dimensioni e numero di cavalli modificati. Sulle rive del Danubio a Budapest, non lontano dal palazzo del Parlamento ungherese, sono allineate 60 paia di scarpe dall'aria vissuta che ricordano la moda degli anni 40. Ci sono scarpe da donna, da uomo e da bambino lasciate lì vicino all'acqua, abbandonate in modo disordinato, come se i loro proprietari se le fossero appena tolte. Se si guarda più da vicino si vede che le scarpe sono arrugginite di ferro e fissate nel calcestruzzo del molo. È l'inquietante triste memoriale in onore degli ebrei ungheresi che nell'inverno del 1944-45 furono uccisi sulle rive del Danubio dai miliziani del Partito delle Croci Frecciate. Conosciuto come le scarpe sulle rive del Danubio, il memoriale è stato concepito dal regista Canto Gai, che l'ha realizzato insieme allo scultore Giulia Power sulla riva di Pest nel 2005. In punti distinti del memoriale si trovano tre larghe commemorative di ferro, in lingua ungherese, inglese ed ebraica, alla memoria delle vittime gettate nel Danubio dai miliziani della Croce Frecciata nel 1944-45. Durante quell'autunno-inverno, dopo che i tedeschi avevano rovesciato il governo di Miklos Horthy per insediare Ferenc Sláthassy, e il suo partito fascista e violentemente antisemita, i crocefrecciati instaurarono un regime di terrore a Budapest. I miliziani correvano impazziti per le strade della città, picchiando, saccheggiando e uccidendo gli ebrei pubblicamente a migliaia. Sparare agli ebrei sul Danubio era conveniente perché il fiume portava via i corpi. Spesso gli assassini costringevano le loro vittime a togliersi le scarpe prima di sparare, perché erano una merce preziosa durante la Seconda Guerra Mondiale da vendere al mercato nero. Questa dunque è la realtà storica che ha ispirato il monumento, anche se a volte le scarpe delle vittime erano talmente logore e inutilizzabili da non fare gola ai miliziani.
Gli assassini trattarono le loro vittime senza pietà. Le vittime affrontarono i criminali senza bende sugli occhi. In alcuni casi, gli uomini della croce frecciata legavano insieme le mani di due o tre ebrei, adulti o bambini, poi sparavano solo ad uno di loro. Se avevano fatto bene il loro lavoro, posizionando le vittime sul bordo dell'acqua, cadevano tutti insieme nel Danubio, con il cadavere che trascinava con sé le vittime ancora vive, in modo da risparmiare sui proiettili. Tutti i corpi legati insieme da lacci o corde e dal destino o andavano a fondo o scivolavano via lungo il fiume. Quei pochi che sopravvivevano venivano uccisi dai miliziani che sparavano dalle rive del fiume, in un tragico ed infame tiro al bersaglio. Tuttavia, la maggior parte delle vittime, soprattutto i bambini, morivano subito perché l'acqua era gelida. Durante i giorni dell'orrore, nell'inverno del 1944-45, il Danubio era conosciuto come il cimitero ebraico. Per commemorare le vittime di tanta ferocia, Toga e Power si sono ispirati alle scarpe lasciate sulla riva del fiume, provocando un effetto quasi scioccante per la percezione immediata e realistica della disumanità che avvolse Budapest in quei mesi. Le scarpe come prova tangibile della presenza di persone diverse fra loro. Scarpe da donna classico col tacco, calzature da lavoro, consunto meno e poi le scarpe da bambino. Ognuna rappresenta un ebreo assassinato sulla riva del fiume, ricordandoci che erano persone e non numeri di una pietosa statistica. I funerali dell'anarchico Pinelli, eticamente e politicamente parlando, muovono dalla memoria la strage di Piazza Fontana, il 12 dicembre del 1969, 50 anni esatti fa, dalla morte violenta di Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico. Maman di Louise Bourgeois è una scultura in bronzo, acciaio inossidabile e marmo dell'artista Louise Bourgeois. La scultura, che raffigura un ragno, è tra le più grandi in tutto il mondo. Infatti ha le dimensioni di 9.271 x 8.915 x 10.236 mm. È stata fatta tra il 1999 e il 2002. Realizzata nel 1999, è stata installata in modo permanente in diverse copie in ben 8 parti del mondo: in Russia davanti all'Ermitage a San Pietroburgo, in Giappone a Tokyo, nel quartiere di Roppongi Hills, a Ottawa in Canada, di fronte al Museo delle Belle Arti, in America a Kansas City e in Iowa a Londra, davanti alla Tate Modern in Qatar. Ma la copia più rinomata si trova davanti al più famoso museo Guggen di Bilbao, in Spagna. Mamon è il grande omaggio di Louise Bourgeois alla maternità, al mondo femminile. La scultura si alza prodigiosa con le sue esili zampe e al centro comprende un sacchetto contenente delle uova di marmo, un connubio di forza e protezione. L'artista francese, a 21 anni, perde la madre, cui era legatissima. Il dolore per la perdita le procurò una profonda depressione che si placherà solo attraverso la pittura e l'interesse per l'arte. Le sue sculture sono opere di carattere onirico, in cui rievoca i rapporti con la famiglia, piuttosto difficili con il padre, molto felici con la madre amatissima. In virtù delle grandi dimensioni con cui è stata realizzata, Mamon è come la madre che accoglie i propri figli con un abbraccio. I fruitori, se non sono terrorizzati dalla vista dei ragni, possono infatti sostare sotto di essa, avvertendo la sensazione di essere protetti dalla creatura gigantesca, e possono meglio percepire quella sensazione di leggerezza conferita alla scultura grazie alle sottili zampe che si innalzano nell'aria. La cascata di carta di Elena del Riviero. Dai 91 metri e mezzo dell'altezza della cupola della Corcoran Gallery di Washington, una cascata scende fino al pavimento lungo 5 rotoli semitrasparenti di mussola. Sono foglie di carta strappata, bruciata, martoriata, che cuciti insieme a mano finiscono con l'assumere le sembianze di acqua che scorre a un ritmo rallentato. Elena del Riviero, infatti, viveva e lavorava in un palazzo di fronte al World Trade Center. Nello studio c'erano quasi 10 anni del suo lavoro,
oltre a una massa di appunti, lettere e fotografie. La mattina dell'11 settembre del 2001, mentre l'artista è in viaggio, le finestre implodono portando nello studio quintali di polvere di vetro, brandelli di carte, documenti, assegni volati via dalle torri gemelle. Quando l'artista torna, il suo mondo, la sua casa studio è distrutto, sepolto sotto una lugubre massa di cenere. A partire da questa visione apocalittica, Elena Del Riviero ha lavorato come un certosino per 5 anni. Ha fatto decontaminare la carta, l'ha catalogata, pulita, osservata e infine l'ha ricucita lungo rotoli di stoffa e l'ha intrecciata in una cascata di mussola che documenta le vite di altri che hanno vissuto e lavorato intorno al World Trade Center. Una testimonianza pubblica e privata dell'inimmaginabile, Del Riviero ci ricorda che in quel giorno del 2001 la vita privata divenne un fatto pubblico. Pietra in equilibrio è una forma di espressione artistica consistente nella realizzazione di composizioni fatte con pietre poste in equilibrio una sull'altra, che in apparenza sembrano essere fisicamente impossibili. Le opere hanno sempre una durata limite, da pochi secondi ad alcuni giorni. Possono essere inclusi in questa forma di espressione artistica anche gli nuxuk. Negli ultimi anni, movimenti di artisti nati in diverse parti del mondo hanno promosso la diffusione di questa forma d'arte. Questa forma d'arte è nata come un esercizio meditativo zen nella ricerca dell'armonia interiore. La ricerca dell'equilibrio tra due o più pietre, infatti, necessita di pazienza, umiltà, capacità di estraniarsi dallo scorrere del tempo e dai rumori, immergendosi totalmente nella natura, ascoltando solo il silenzio e il sé. Le pietre in equilibrio, però, non fanno bene solo ai balancer, chi crea le opere, ma anche a chi le osserva, cercando di comprendere il significato profondo delle opere, provando poi a crearne una propria. Ogni creazione è unica e identificativa della personalità e dell'equilibrio di chi l'ha realizzata. Un'arte adatta a tutti, dai bambini agli anziani, che racconta la natura in grado di reggersi esclusivamente su se stessa. La stone balancing aiuta a far fluire i pensieri, aumentando la concentrazione e ascoltando i suoi messaggi provenienti dai nostri sensi. Esistono 3 tipi di pietre in equilibrio. Equilibrio puro, ogni roccia in equilibrio su un'altra grazie ad un solo punto d'appoggio. Esempio di bilanciamento puro di Carlo Pietrarossi. Equilibrio a contrasto, rocce più piccole che dipendono dal peso delle rocce sovrastanti per mantenere l'equilibrio. Esempio di bilanciamento a contrasto di Renato Brancaleoni. Pietre accatastate, rocce posate una sull'altra a formare strutture di altezza elevata, esempio di pietre accatastate di Gabriele Maneguzzi. E infine c'è il freestyle, cioè una miscela di equilibrio puro ed equilibrio counter. Nella struttura possono essere inclusi archi. Il memoriale dell'Olocausto di Miami Beach. Perché il memoriale dell'Olocausto proprio Miami Beach? Il sud della Florida aveva accolto la più grande comunità di sopravvissuti di tutti gli Stati Uniti. Molti vi si erano trasferiti dalle città più fredde del nord e nell'area di Miami si trovava l'agglomerato più consistente. Era quindi il luogo perfetto per un memoriale, ma gli oppositori cominciarono subito a far sentire la loro voce. Non volevano che Miami Beach fosse associata a qualcosa di diverso da sole e divertimento. Niente doveva oscurare questa meta per vacanze, nemmeno una causa così nobile, che però ricordava tanta crudeltà e sofferenza. Il 27 novembre 1984 si riunirono così 500 persone, tra cui molti sopravvissuti, per discutere sul da farsi. L'idea fu approvata dall'unanimità e 8 giorni dopo la commissione cittadina approvò anche il piano presentato. Il luogo preciso scelto per il memoriale dell'Olocausto a Miami Beach è stata una pura coincidenza? Sembra di sì. Convinse anche i più scettici che quello era il posto giusto. La realizzazione del memoriale. La commissione del memoriale affidò all'architetto Kenneth Trainster il compito di creare un'opera che riuscisse a trasmettere l'inimmaginabile e ricordare ciò che difficilmente si poteva anche solo pensare. Immaginatevi di trovarvi in un campo di concentramento in Polonia, circondati da nazisti, senza poter comunicare con l'esterno, mentre state soffrendo, mentre siete dei martiri, vi state arrendendo.
Queste sono le parole con le quali Trainster esordì nella presentazione del suo progetto. Ognuno probabilmente è morto pensando che nessuno se ne stesse preoccupando, che nessuno avrebbe mai saputo e si sarebbe mai ricordato. I suoi bozzetti mostravano un braccio rivolto verso il cielo, con centinaia di piccoli umani che vi si arrampicavano. Poi si aggiungero persone scheletriche che chiedevano aiuto, donne accasciate a terra, i bambini disperati, tutti intorno al braccio, racchiusi da un muro in cui ci sono incisi i nomi delle vittime. L'intero memoriale è stato collocato poi al centro di un laghetto circondato da alberi ed ospita anche l'immancabile fiamma eterna. Pistola annodata. L'opera dall'impatto visivo memorabile. La scultura Non-Violence si trova nei giardini del Palazzo dell'ONU e raffigura una Colt in bronzo con la canna annodata. Il governo del Lussemburgo l'ha donata all'ONU nel 1988. Lo scultore svedese Carl Fredrik Reimstervard, recentemente scomparso, ha tratto ispirazione dall'omicidio di John Lennon. L'idea è quella di onorare la memoria del cantautore che in molti brani ha lanciato un messaggio di pace per l'umanità. Esistono 17 copie della statua in varie città del mondo. Le Voyageurs sono gruppi scultori di Bruno Catalano. Questa si trova al porto di Marsiglia. Sono uomini realizzati modellando l'argilla e colandovi sopra il bronzo. Essi sono corpi vuoti privi di organi vitali che raffigurano cittadini del mondo, di passaggio nelle principali città di transito. Nell'area delle porte contarine si trova uno dei pochi monumenti contemporanei. Le ali della pace, Malli Edda, 1985. Opera in mosaico, alta 4 metri, Parco della Pace di Ravenna. Grandi volumi curvi e rastremati verso l'alto rappresentano le ali di una colomba che si libera verso l'alto dei cieli. Il candore della colomba è definito da striature di tessere dalle tinte chiare e brillanti. Queste sfumano nella parte inferiore in toni più scuri dove i rilievi che definiscono il profilo dell'ala si interrompono a indicare l'assurdità della guerra con tutti i suoi drammi. L'autrice, Malli Edda, interpreta il tradizionale simbolo della pace mostrando gli effetti più negativi della sua conquista da parte dell'uomo e sottolinea che il mosaico esprime l'auspicio di un bene solido e duraturo. L'albero della vita, Deru Josuet, 1984, mosaico, Parco della Pace di Ravenna. La decorazione musiva, una tecnica decorativa per mezzo di tessere di pietre naturali, commissionata nel 1984, riveste una grande parete nel Parco della Pace a Ravenna. Questo parco è un vero e proprio museo all'aria aperta in cui si possono ammirare le opere di mosaicisti italiani e stranieri contemporanei. Le tematiche ispiratrici del parco sono la pace e l'amicizia tra i popoli, sintetizzate dalle opere realizzate da artisti provenienti da diversi paesi. L'albero della vita rappresenta la vita e la sua continua e necessaria rigenerazione. Vi è raffigurato un albero dalle forme stilizzate e due giovani nell'atto di piantare piccoli arbusti. Le tessere utilizzate sono in pietra calcarea, granito e pasta vitrea e i colori delle foglie rimandano al ciclo delle stagioni e gli uccelli allo spirito. Scultura in argilla di Gaza. È l'opera dell'artista palestinese Iyad Saba, intitolata Worn Out, Consumati. Per questa installazione è stato scelto il quartiere di Al-Saja, a est di Gaza City e City Beach, le zone più devastate dal conflitto. Qui sono comparse delle sculture in argilla ritraenti un nucleo familiare composto da 7 persone. Costrette a fuggire dalle loro case, le figure trascinano con loro detriti e macerie.
I loro corpi sono avvolti da vesti stracciate, colorate con pigmenti rosa che rappresentano il sangue versato dalle vittime innocenti durante questo conflitto. Le figure, polverose e crepate, malinconiche nei colori e nelle espressioni, sono fatte di vetro resina e argilla, usando come materia prima il fango e i detriti accumulatasi attorno alle rovine delle case. La scena dello spostamento ha una grande potenza visiva, simboleggia la sofferenza di tanti palestinesi, vittime inconsapevoli di un conflitto tremendo. Tutti senza espressioni, tutti immortalati nell'atto di scappare. Una fuga dalle bombe lanciate durante la guerra con Israele che ha causato la morte di 2.100 palestinesi, tra cui 500 bambini, in un conflitto durato 50 giorni. I volti inespressivi delle statue guardano nel silenzio. I corpi consumati, quasi mummificati, si inseriscono perfettamente nel contesto. Un uomo tiene in braccio un piccolo bimbo, una donna stringe la mano di un bambino, mentre una barcollante coppia di anziani avanza faticosamente attraverso i detriti, una famiglia allargata in fuga da quella che una volta era la loro città. Quando l'artista aveva terminato le sue figure, gli abitanti, tra cui diversi bambini, scesero per strada e cominciarono ad aggirarsi curiosi tra le sculture, discutendo sul loro significato, studiandole e toccandole. Forse esausti nel corpo, ma non certo nella mente, con ancora molta voglia di scoprire cose nuove, di sognare una vita tranquilla. Il Giardino dei Tarocchi è un parco artistico realizzato da Niki de Sanfel, un giardino esoterico sulla collina di Garavicchio, a Capalbio, in Maremma Toscana. Nel Giardino dei Tarocchi troverete ciclopiche sculture, alte dai 12 ai 15 metri, dedicate ai simboli dei tarocchi. Un mondo tra sogno e realtà, in cui sono raffigurati i 22 arcani maggiori dei tarocchi. Il giardino è un vero e proprio museo a cielo aperto, perfettamente inserito nel paesaggio collinare della Maremma. Un parco di eccezionale fascino, unico al mondo, uno degli esempi d'arte ambientale più importanti d'Italia. Niki de Sanfel ha lavorato alla realizzazione del giardino dal 1979 e l'apertura al pubblico è avvenuta il 15 maggio 1998. Per il suo particolare aspetto, la sua delicatezza e con lo scopo di preservare l'atmosfera magica che si respira nel giardino, le visite sono possibili solo in alcuni periodi dell'anno, da aprile alla metà d'ottobre, limitate in fasce orarie predeterminate, per un numero ristretto di visitatori. Per desiderio dell'artista, inoltre, al fine di salvaguardare la libertà di movimento dei visitatori, non sono previste né visite guidate né un itinerario precostituito. Il Giardino dei Tarocchi è attualmente gestito dalla Fondazione Il Giardino dei Tarocchi, una fondazione privata che attraverso gli introiti fa fronte alle costanti cure di manutenzione di cui questo parco necessita.